quell'unico obiettivo. Non so quante volte ho pensato ritiro. L'oro della fatica, quello degli specialisti della Gran Fondo, in acqua stamane per 25 chilometri. Ai piedi del podio nelle gare individuali, gli azzurri hanno vinto la prova a squadre. Un quarto posto, Claudio Gargaro, un quinto, Valeria Casprini, e due ottavi, Fabrizio Pescatori e Gaia Naldini, hanno consentito all'Italia di far meglio di tutte le altre nazioni. Le brutte notizie. In uno stadio importante come questo, la nostra medaglia d'oro. Gli atleti azzurri della 25 chilometri che hanno ottenuto il massimo possibile in quanto a squadra. È un grande risultato, sì, soffrendo molto storia poi. Questa, dopo l'argento di Chiarandini nel 91 e dopo il bronzo nella 5 chilometri, davvero un successo strepitoso. La velocista, la Striani, la nostra azzurrina della 4% che teneva in alto l'asciugamano Italia. E qui Pescatori, Gargaro con Valeria Casprini e Gaia Naldini, oro nella 25 chilometri. E i due risultati hanno composto poi una vittoria assoluta che non è ancora medaglia a livello mondiale, però gli australiani che amano il nuoto di Gran Fondo hanno avuto a riconoscere agli italiani un trofeo, un delfino tra le onde, direi anche piuttosto azzeccata come simbologia. Pescatori, Gargaro, Gaia Naldini e Valeria Casprini. Medaglia d'oro. Siamo quinti nel medagliere che è qui dietro. Gli uomini del Gran Fondo, le donne del Gran Fondo, la squadra italiana del Gran Fondo che ha vinto la medaglia d'oro. Qui manca solo Gaia Naldini perché va a letto presto, sempre, comunque, in ogni caso, anche se le gare non le ha. Quindi non è venuta, per noi è ancora molto tardi, ormai siamo più vicini alla mezzanotte che non alle 11. Una gran medaglia d'oro. Naldini non c'è, Valeria Casprini, Ciccio Pescatori, Fabrizio in realtà, Gargaro, Claudio Gargaro. È stata una gara appassionante, 25 km d'acqua un po' mossa, con corrente, vento che oggi non c'era, purtroppo c'era ieri. Dura giocarsela con i migliori, noi siamo partiti determinati e convinti per stare nei primi, perlomeno cercare di entrare nei primi 8, ci siamo riusciti tutti e due, siamo molto soddisfatti. Il momento della partenza. È un momento particolare anche questo, eh? Eh sì, perché si è in tanti e quindi bisogna prendere le prime posizioni. Evitare anche i colpi. Evitare i colpi scorretti, ci sono anche questi. È un po' come ciclismo, una volata di ciclismo. All'inizio mare tranquillo perché si era all'interno di una baia, in realtà di un piccolo porticciolo. Qualche medusa all'inizio, poi molto meno paura degli squali. Eravate ben sorvegliati da elicotteri, controllati a vista da un pubblico lungo la spiaggia che è stato davvero incredibile. Ogni metro di spiaggia per 12 km e mezzo andata e ritorno vi ha seguito con enorme attenzione. Beh, non so se le immagini potranno proseguire o meno. Comunque un pubblico vi ha seguito, anche perché qui le gare di Gran Fondo sono cosa popolare, addirittura 500 persone che prendono parte a gare di Gran Fondo. Sì, siamo su altri livelli anche come organizzazione, come ha detto te. Come partecipazione è uno sport molto sentito e quindi intanto qui è Fabio che ti sta controllando, perché poi via radio davano i tempi ai vostri allenatori. Questo è Akatiev, un vero fuoriclasse, vinto 5 e 25 chilometri. Shai Lu, l'argentino che è sposato con Karina, la sprinter che è nella nostra 4%. Eccoti in azione, Claudio. Ecco, sono io. Ieri mi sentivo abbastanza bene, c'è stato anche un momento in cui ero primo, sono stato molto, molto contento, ero molto determinato, poi purtroppo è mancato qualcosa, comunque sono ugualmente contentissimo del quarto posto. Sì, abbiamo perduto parte di questa gara, Pescatori, adesso non so quanto riusciremo a vedere del femminile, con Valeria Casprina no, ecco l'arrivo di Claudio, contento come se fosse arrivato anche meglio di questo quarto posto. Sì, ancora non mi ero visto, sono abbastanza sconvolto. Ecco, intanto questo è Pescatore, Fabrizio, un colpo a quell'arrivo come se fosse una liberazione. È stata anche perché liberazione. Tu hai sofferto molto. Eh sì, poi io ho avuto dei problemi all'inizio con i rifornimenti e mi facevano perdere continuamente contatto con il gruppo di testa, perché c'era il mio barcaiolo che non si voleva avvicinare, quindi dovevo uscire dal gruppo, prendere il rifornimento e tentare di rientrare dentro il gruppo, che poi il gruppo va molto più veloce quando sta compatto. Sì, si è in scia, come fossero dei ciclisti. E poi la gara femminile, diciamo soltanto il primo perché potrebbe arrivare dell'altro. Comunque il Gran Fondo che finalmente è entrato a pieno titolo in un mondiale di nuoto, per la prima volta davvero, con le proprie medaglie in una piscina.
che ha esordito quest'ora. In una gara di gran fondo il nuotatore mestrino Fabrizio Pescatori, che stamattina abbiamo incontrato di nuovo alle prese con i consueti giornalieri allenamenti. Parla anche Veneto, una delle medaglie d'oro conquistate dall'Italia ai recenti campionati del mondo di nuoto svoltisi a Perth in Australia. L'ha vinta Fabrizio Pescatori, atleta mestrino di 24 anni, sui 25 chilometri a squadre, una gara massacrante che si disputa in mare aperto tra onde e meduse. Il giorno che siamo partiti, peraltro, non era neanche bellissimo come tempo, e c'era parecchio vento e quindi le onde si increspavano, e quindi nuotare in mezzo alle onde non è certamente facile. E poi peraltro si sono messe anche le meduse a far da guazzafeste, e a un certo punto della gara mi sembrava un miraggio il traguardo, e invece poi alla fine è andato tutto bene. Senti, che tipo di allenamento ci vuole per sostenere una distanza così lunga nuotando? Si fanno circa 20 km al giorno, 100 km a settimana. Tu appartieni a una famiglia di pesci, diciamo così, anche tua sorella ha partecipato ai campionati europei. Esatto, siamo due fratelli e siamo una delle poche coppie di fratelli in Italia che ha partecipato a una grossa manifestazione. La tua prossima aspirazione nello sport, Fabrizio? Allora, ho fatto gli europei. Qui manca solo Gaia Naldini, perché va a letto presto, sempre, comunque, in ogni caso, anche se le gare non le ha, quindi non è venuta, per noi è ancora molto tardi, ormai siamo più vicini alla mezzanotte che non alle 11. Una gran medaglia d'oro. Naldini non c'è, Valeria Gasperini, Ciccio Pescatori, Fabrizio in realtà, Gargaro, Claudio Gargaro. È stata una gara appassionante, 25 km d'acqua un po' mossa, con corrente, vento, che oggi non c'era, purtroppo c'era ieri. Vediamo le immagini. E queste sono riferite alla gara maschile. Si vede bene la mole di Fabrizio Pescatori, questi è Claudio Gargaro. Vi preparavate ad un'impresa, perché è sempre un'impresa.